Amici di 422, benvenuti all'Autodromo Nazionale di Monza, il direttore di tutto l'Ambaradan, Daniele Galbiati. Daniele, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti anche gli amici 422. Argomento? Argomento, 1000 km di Monza come novità, ma fondamentalmente da te volevo sapere una cosa, appassionato. Perché mi vuoi pungere oggi in una giornata in so cui che soffri queste cose? Purtroppo quest'anno gli organizzatori della Le Mans Series hanno deciso di scegliere un'altra strada, sportivamente da tifoso dico che mi dispiace tantissimo, sapete tutti quanto amo le vetture sport, sono la massima espressione, secondo me aerodinamica, tecnica, innovativa delle vetture, e mi dispiace tantissimo perché hanno scelto un'altra strada. Da dipendente autodromo devo dire che purtroppo non sono stati raggiunti accordi economici e loro hanno scelto un'altra strada. Vedremo di fare il possibile per riportare più presto, perché per questo è sì, anche perché poi tra l'altro la sostituta potenziale proprio di questa 1000 km di Monza che è una gara un po' particolare, tutta in crescita. Sì, sì, hai visto che le case stanno ritornando nelle vetture sport, mi sto Audi, Peugeot, poi arriveranno altre, quindi... C'era una nuova Audi tra l'altro, Daniele, sì, guarda, io mi dovrò fare la Le Mans 24 ore consecutiva per riempire questo vuoto che abbiamo avuto quest'anno. Va bene, per adesso ti ringrazio, naturalmente continueremo questa nostra analisi probabilmente con altri protagonisti dell'autodromo. Un saluto Daniele, grazie di tutto. Grazie a voi e ci vediamo su 422. Ciao. Ciao.